Quanti siete soliti venire per la celebrazione eucaristica al santuario alle ore 19, siete tanti oggi, vi inserite in un discorso che già abbiamo iniziato in occasione dell'ottavario della Madonna della Milicia sulla predicazione del Magnificat. Quindi questa sera non vi commenterò la parola di Dio che abbiamo ascoltato, ma vi inserirete in un discorso già avviato, che è quello del commento del Magnificat, il canto del Magnificat. Con quanti in questi giorni hanno partecipato alla predicazione, si ricorderanno che siamo arrivati proprio ieri alla prima parte del versetto 49. Luca, capitolo 1, versetto 49. Versetto che suona così: perché ha fatto a me grandi cose il potente. Questa espressione rappresenta è la prima parte del versetto 49. Questo versetto nella sua seconda parte continua così: e santo è il suo nome. Si conclude il versetto 49, per poi continuare col versetto 50 in continuazione. E l'Evangelista si esprime così: e la sua misericordia di età in età si stende su quanti lo temono. Questa sera noi focalizzeremo l'attenzione per commentare la seconda parte del 49 e il versetto 50 su tre parole: potente, misericordia, santo. Al santo, al nome, gli aggiungiamo il verbo temere. Già ieri, commentandovi il 49, il versetto 49, vi dicevo che la potenza di Dio, grandi cose ha fatto in me il potente, Maria così definisce Dio, il potente, questa sua potenza dice la misericordia. Dio non è potente perché schiaccia i popoli o si vendica a nome di Israele, estermina generazioni e generazioni. Non l'ha mai fatto Dio, anche se nella Bibbia c'è scritto il contrario. Dobbiamo saperla leggere ed interpretarla. La potenza di Dio, Maria la sta vivendo nel sentire su di sé, paladina del nuovo Israele, che sta giungendo definitivamente alla salvezza in nome di colui che porta nel suo grembo, il potente è misericordia. Questo dislivello, questa distanza tra potente e misericordia viene colmata dal nome di Dio. Finalmente, dopo circa 1000 anni, Dio svela il suo nome, ma non è Dio a svelarlo, è una persona che di Dio ha fatto esperienza. Dio non svela il suo nome, a svelarlo è colui che di Dio ne fa esperienza. E santo è il tuo nome. Finalmente, 1000 anni, da Mosè a Maria, questo nome, santo, svela in che modo la potenza di Dio diventa misericordia. È misericordia. La devo vivere come misericordia. Il nome. Quando Dio si svela a Mosè e lo incarica di tirare fuori dall'Egitto il popolo di Israele, Mosè dice: a nome di chi andrò io dal faraone per andargli a dire dammi tutti gli israeliti perché me li devo portare via? Chi dovrò dire che mi manda? Vuoi il nome? Digli al faraone: io sono, ti manda. E io sono chi? Che significa
io sono. Lo capirai strada facendo. Lo capiremo strada facendo. Maria lo ha potuto identificare perché, come dicevo nelle sere passate, lei si è trovata all'istante immersa nella logica di Dio, nel modo di pensare di Dio e di come Lui agisce per salvare il popolo, cioè ogni uomo. Questa esperienza l'ha fatta gridare dicendole: il tuo nome è santo. Santo è una parola ebraica che significa tagliare, separare. Questo vuol dire santo. La santità di Dio, il nome di Dio, esprime in chi fa esperienza di Dio di stare davanti al soprannaturale. Di colpo io mi ritrovo davanti qualcosa che mi fa impallidire, che mi paralizza per la sua sommità, per la sua grandezza, per la sua incomprensione. Questo soprannaturale che si mostra a me inevitabilmente ha un ritorno nella mia esperienza di vita. Io mi vedo nella mia condizione, cioè di essere piccolo. Questo nome, e il suo nome è santo, sta già riprendendo la bassezza della tua serva. Sta ancora una volta esplicitando il perché Maria esordisce nel Magnificat dicendo: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché? Perché ha guardato alla bassezza della sua serva. Questa condizione è svelata dal suo nome. È un'ulteriore esplicitazione di ciò che Dio è di fronte a me e viceversa, ciò che sono io di fronte a Dio. Attenti, Dio non è un mostro. Io lo vedo, ne gusto la sua grandezza che mi fa paura, ma nello stesso tempo mi affascina, mi cattura. Se da un lato mi fa paura, perché lui è grande e io sono piccolo, dall'altro lato non ne posso più fare a meno. Questo fa parte sempre della grandezza di Dio, che attira a sé tutto ciò che ha creato, che attira a sé tutto ciò che lui ha voluto. Imprime nel mio cuore un certo fascino, direbbe Genesi, ha impresso la sua immagine nel momento in cui mi ha creato, con quel soffio vitale, a tal punto da non poterne fare a meno. Quindi santità del nome, l'essere santo per nome, che svela la sua identità, da un lato mi dice grandezza, che suscita in me timore, dall'altro lato non ne posso fare a meno. Questo porta a compimento anche l'annuncio che dell'angelo a Maria. Quando l'angelo si è presentato a Maria dicendole: ti saluto strapiena di grazia, il Signore è con te, subito dopo l'evangelista ci sottolinea: Maria dinanzi a questo annuncio ebbe timore, si scantò, proprio per dirla, per non fare troppo chissà quali termini, si scantò, ha avuto paura, a tal punto che l'angelo le ha dovuto dire: Maria, non temere, perché tu hai trovato grazia davanti a Dio. Ma chi, solo Maria? E allora andiamocene tutti a casa. Quel discorso che Dio ha iniziato con Maria vale per ognuno di noi.
io non devo temere Dio. O meglio, lo devo temere, ora vediamo in che termini. Ma certamente, certamente, se nella mia vita io non ho mai provato timore della grandezza di Dio, nel mio cammino di fede c'è qualcosa che non va. Forse non l'ho guardato faccia a faccia. Questo diventa anche motivo per esaminarci. Perché il canto del Magnificat, che non è di Maria, ma è un riprendere una serie di citazioni del Vecchio Testamento che dicono come Dio mi ha salvato, non possono che essere state messe in bocca dall'Evangelista Luca a Maria, perché sta facendo quell'esperienza. Sta facendo esperienza di che cosa significa grandezza di Dio, che guarda caso sta nascendo dentro di lei, si sta sviluppando dentro di lei. Questa espressione, come tutte le altre precedenti dei versetti del Magnificat, anche queste provengono da citazioni veterotestamentarie. In modo particolare il Salmo 111, versetto 9, dice così: mandò il riscatto per il suo popolo, ratificò in eterno la sua alleanza. In virtù di questo il salmista, l'orante, dice: santo e temibile è il suo nome. È la stessa espressione che Luca mette in bocca a Maria. Santo e temibile è il suo nome. Il salmista del Salmo 111 a cosa si sta riferendo? Probabilmente è un uomo che è venuto dopo l'esilio babilonese. Quindi è qualcuno che o è provenuto subito, immediatamente dall'esilio, o è figlio di qualcuno che proviene dall'esilio. In qualche modo ha fatto esperienza di che cosa significa essere esiliati. Quando dice mandò il riscatto per il suo popolo, ratificò in eterno la sua alleanza, con molta probabilità questo tizio, che non sappiamo chi è, si sta riferendo alla liberazione del popolo di Israele dall'Egitto, mettendo insieme ratificò la sua alleanza. Sta mettendo insieme l'azione salvifica concreta di Dio che ha agito per il suo popolo, in favore del suo popolo, per tirarlo fuori dall'Egitto, lo sta mettendo in parallelo con le leggi di Dio. Ratificò la sua alleanza. Quell'azione, il significato di quell'agire di Dio che tira fuori dall'Egitto il suo popolo, lo sta mettendo in parallelo, in termini di significato, a quello che le leggi di Dio, i 10 comandamenti, insegnano. A quell'agire di Dio corrisponde il contenuto, il significato delle leggi. Mi sta dicendo, a me uomo, che io sono stato pure in Egitto. Dal momento in cui Dio ha dovuto legiferare qualcosa che mi liberi dalla schiavitù. Questo parallelo lo può fare perché in qualche modo lui ha fatto esperienza, diretta o indiretta, dell'esilio babilonese. Perché l'esilio babilonese ha lo stesso significato della prigionia in Egitto, né più e né meno. Questi fatti rappresentano, significano la mia condizione di peccatore. Stasera 4 battesimi e qua dentro siamo, credo, tutti battezzati. Ecco perché il suo nome è santo.
e il suo nome nell'essere santo è temibile. Noi siamo soliti dire, o lo diciamo o lo pensiamo, un'espressione a noi siciliani, palermitani in modo particolare, cara: io un pescante nudo. Chi pensa in questo modo è un cretino, che sia chiaro. Chi pensa nella sua testa, ve lo ripeto, nella sua testa pensa: io un pescante nudo, nella sua cretinaggine, nella sua assurdità, ha azzeccato bene. Perché chi pensa così veramente non deve temere nessuno, perché mai nessuno gli farà del male se non se stesso. Magari dovete aggiungere in questa espressione "io un miscanti nudo", fatevi un po' furbi e dite: io un miscanti nudo se non di me stesso. Quando? Quando credo di essere il Signore della mia vita. Quattro battesimi. Cari genitori, lo sapete che questi bambini non vi appartengono. Cresceranno e si dovranno fare la loro vita. Voi li avete in prestito. Questo vale per tutti. La nostra vita è in prestito. E chi è che me l'ha donata? Quel temibile di Dio. Quello la cui presenza mi fa tremare. Perché mi mostra immediatamente la mia piccolezza e quindi il bisogno costante di un padre. Ancora, ultima citazione, che riguarda il versetto 50 del canto del Magnificat, è presa, Luca la prende, dal Salmo 103, versetto 7. Ma la misericordia del Signore di età in età è su coloro che lo temono. È il versetto 50. Il salmista, anche qui non sappiamo chi sia, sebbene la tradizione lo appioppi a Davide, ma è del tutto improbabile, il salmista, per esprimersi in questo modo, sta facendo un'esperienza personale, rifacendosi sempre alla questione del popolo di Israele che è stato già liberato dall'Egitto, si trova nel deserto che si sta avviando verso la terra promessa, e in questa esperienza, in questo esodo, in questo cammino, il popolo di Israele ha fatto esperienza della propria infedeltà a Dio. Bene. Nonostante l'infedeltà del popolo, dell'uomo, perché siamo tutti infedeli, questo è bene che ce lo ricordiamo, nonostante l'infedeltà del popolo, la potenza di Dio, lui l'ha sperimentata nella misericordia che è Dio. Io sono infedele e Dio viene sempre in mio soccorso. Questa è l'esperienza che fa il salmista, che certamente non è uno dell'esodo, a lui è arrivata, come d'altronde a noi, è arrivata la tradizione, possibilmente 600 anni prima di lui, a noi un poco dopo, a lui un po' prima, ma anche lui ha fatto esperienza indiretta di ciò che i suoi padri hanno vissuto nell'esodo, però la tradizione gli ha insegnato che in quei 40 anni costantemente l'uomo era infedele e costantemente la potenza di Dio si è mostrata con la sua prossimità. Tu sei infedele, io ti amo. Ecco perché si esprime con misericordia. Questa misericordia va a toccare la temibilità di Dio. Maria, rifacendosi a
questo salmo, alla fine anche lei si esprime con l'espressione di età in età si stende la misericordia di Dio su quelli che lo temono. Maria, dicevo a chi era presente al primo giorno della predicazione, nell'ambientare il canto del Magnificat, Luca lo ha ambientato in quell'episodio che riguarda il re Davide che ha deciso di spostare l'arca dell'alleanza dalla casa di Abinadad a Gerusalemme. Uzza, figlio del proprietario di casa dove giaceva l'arca, nel toccare l'arca dell'alleanza muore, perché ha provato a toccare ciò che per lui è incomprensibile, è inaccessibile. Questo ha permesso a Davide di arrestarsi 3 mesi. Per 3 mesi l'arca deve stare ferma, perché devono essere mesi in cui io devo stare di fronte all'arca e contemplare la sua potenza. Guarda caso, anche Maria si fermerà 3 mesi a casa della cugina Elisabetta per fare sua la temibilità, cioè la grandezza di Dio, la cui potenza diventa per me salvezza e di conseguenza canto. Sia lodato Gesù Cristo.